Il lavoro che hanno fatto questi ragazzi è bellissimo, che portano anche avanti il nome di mio figlio, che non si fermano mai. Al via la prima edizione del premio Giovanni Guarino, organizzato e promosso dall'amministrazione comunale assessorato alla pubblica istruzione in collaborazione con Radio Siani. Il premio è stato duplicemente finalizzato alla memoria del giovane figlio di Torre del Greco, prematuramente e violentemente sottratto agli affetti della famiglia nell'aprile del 2022, e contestualmente ha inteso sensibilizzare il mondo scolastico agli importanti temi della legalità. Concludiamo questo progetto molto bello, molto interessante, rivolto alle scuole, sia agli istituti comprensivi che alle scuole superiori, dal tema legalità e bene comune, che è partito con l'inaugurazione del punto lettura Giovanni Guarino che abbiamo fatto al Palazzo Baronale. Ha visto la creazione di laboratori grazie alla collaborazione di Radio Siani, a cui i ragazzi hanno partecipato, e oggi si conclude con la premiazione di questa prima edizione del concorso Premio Giovanni Guarino, a cui i ragazzi hanno partecipato con grandissimo entusiasmo e anche con grandissima competenza. Come si contrasta la legalità sui territori e qual è la fotografia della legalità per la città di Torre del Greco? Allora, io devo dire, c'è una mia concezione. Intanto, il contrasto alla legalità, secondo me, avviene innanzitutto con la famiglia, innanzitutto con i genitori, con le scuole e poi solo dopo con le forze dell'ordine, perché deve essere un momento, un deterrente, ma già parliamo, diciamo, di coazione. Quale sarà il destino, la sorte, il futuro del premio Giovanni Guarino? Guardi, questo dicevo prima, questa è una prima edizione, ovviamente ce ne saranno tante altre e che ricorderanno non solo questo ragazzo, ma torno a ripetere che debba essere foriero di un pensiero univoco da parte di tutti, scuola, famiglia, cittadinanza, che è la legalità.